Questo video è gentilmente sponsorizzato da me, dal mio shop online, in cui questo mese di dicembre ci saranno un sacco di novità e solamente fino al 30 novembre, quindi solamente per questa settimana, avete solamente un giorno di tempo, ci saranno disponibili due pacchetti regalo già impacchettati personalmente da me per Natale, pronti per essere messi sotto l'albero di Natale, al 15% di sconto. Tutti i link qua sotto in descrizione e quest'anno perché non fare o farsi un dono originale Made in Italy e completamente fatto a Roma, da me, nella mia piccola stanzetta che vedete qui su YouTube tutte le settimane. Ciao amici, benvenuti o bentornati a un nuovo video. Il video di oggi è un video molto spontaneo che ho deciso di fare poco tempo fa, pochissimo tempo fa, e sinceramente l'ho deciso di fare per me stessa. Ho deciso di farlo più che altro per tirarmi sul morale, perché come avete potuto constatare è da un po' di settimane che non faccio nessun vlog, semplicemente perché la mia vita sta andando un po' a rotoli, cioè nel senso non è vero, ci sono stati un po' di problemini in vari campi della mia vita che ancora sto cercando di risolvere, problemi di famiglia correlati sia al Covid che non, problemi personali, problemi di vicini scostumati che purtroppo non mi consentono di filmare e di avere uno spazio in cui poter lavorare con calma, lavorando da casa, e una serie di problemi che hanno, diciamo, messo alla prova la mia salute mentale. Quindi ho cercato in tutti i modi, diciamo, di tirarmi sul morale, anche se è stato molto difficile. Quindi già era difficile tenere insieme tutti i pezzi della mia vita, figuriamoci cercare di condividerli con voi e di documentarli qui su YouTube. Quindi ecco perché non ci sono stata in questi giorni, e questo video voglio che sia un vlog. Non so quanto vloggerò, non so per quanto tempo, non so come andrà la cosa, come si svilupperanno i prossimi giorni, però in cui voglio essere onesta, vulnerabile, perché penso che soprattutto in questo periodo, ok, si cerca sempre di condividere, io stessa cerco sempre di condividere i momenti positivi, le cose positive della vita, delle giornate, però ammetto che non stiamo vivendo in un periodo molto semplice, soprattutto a livello mentale, soprattutto rimanendo a casa. Per me uscire è sempre stato un'enorme valvola di sfogo, soprattutto quando la condizione, diciamo, a casa non è dei migliori, e questo ovviamente, nonostante mi trovi a Roma, nonostante sia ancora in zona gialla, mi è stato molto limitato, e questo ha influito sulla mia salute mentale, come penso abbia influito un pochino in tutti noi. Sto pensando infatti di fare un video un pochino sulle cose che mi stanno aiutando, che mi hanno aiutato a superare il 2020, perché veramente superare quest'anno, ragazzi, è stato un traguardo. E non voglio pensare a cosa ha dicembre in serbo per noi, perché ogni mese ne ha portata una bella quest'anno. Sì, quindi voglio portarvi con voi nella mia vita di tutti i giorni, in cui sto cercando appunto di tirarmi su il morale. Sto cercando di gestire il mio shop online, che praticamente sto lasciando un po' alle spalle perché non riesco proprio a lavorare, sia per la situazione, l'ambiente in cui mi trovo, che non è favorevole al lavoro purtroppo in questo periodo, e anche per la situazione che sto vivendo, quindi la mia situazione mentale. Diciamo che sono stanca, 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 non stanca di lavorare, ma stanca per vari motivi, ecco, non voglio stare qui a lamentarmi troppo. E vengo qui appunto cercando di essere quanto più onesta possibile, nella speranza di aiutare anche solo uno di voi magari alleggerire un pochino le vostre giornate, perché quando mi dite che comunque i miei video vi portano un pochino di tranquillità, un pochino di serenità, soprattutto di domenica, a me veramente mi esplode il cuore di felicità. Perché anche a volte per me alcune youtuber che seguo mi aiutano tanto, diciamo, magari una giornata no, invece, diciamo, la loro atmosfera, la loro positività e quello che condividono, anche se in modo stupido, dà quel più per affrontare la giornata. E in questo periodo è tutto quello di cui ho bisogno. Quindi spero in qualche modo di essere una di quelle youtuber. Allora, eccoci qui, ho tanto da raccontarvi, tanto di cui parlare. Abbiamo tanto di cui parlare, tanto di cui aggiornarvi.
Però quello che sto facendo oggi, diciamo, sto cercando di lavorare, anche se è da oggi, è mercoledì, ed è da venerdì che faccio fatica anche a fare una semplice cosa, quando di solito io faccio mille cose al giorno, non ci sto proprio con la testa, e quello che devo fare oggi è impacchettare le agende e gli ordini che voglio spedire assolutamente domani mattina, perché è da un po' che non li spedisco. E voglio finire un video che doveva andare online, che doveva andare live domenica appunto, e che ancora non ho postato, ed è quello sulle mie bag, su tutte le mie borse, la collezione delle mie borse, e il primo di una serie che sono felicissima di iniziare, chiamato The Simple Edit. Vi lascio il link sempre qua sotto in descrizione. Ieri mi sono distratta e sono dovuta andare un attimo a Euroma, che, per chi non lo sapesse, è un centro commerciale, perché dovevo risolvere una cosa col computer che non è stata risolta, però mi sono fatta un giro e ho colto l'occasione per comprare due cosette da Zara Home che cercavo da tanto tempo, per completare la mia stanzetta, perché diciamo che questa è l'unica gioia del periodo, cioè cercare di rendere questo posto quanto più accogliente possibile, non solo perché per me è un piacere in quanto interior designer, ma anche perché sono passata da che dovevo stare solo 2 mesi in questa stanza dopo Londra e poi ritornare a Londra, allo stare qui da 13 mesi. Sinceramente non ce la faccio più a vivere con i miei genitori, non ce la faccio più a stare nella mia cameretta, però va bene così, cerco di apprezzare quello che ho e la situazione in cui mi trovo, perché so che le cose andranno meglio, le cose si sistemeranno, però sto cercando appunto, già lo sapete, di rendere questo posto, questo ambiente, questo spazio quanto più mio e quanto più accogliente possibile, quanto più funzionale alla mia vita e al mio stile di vita del momento. La stanza è quasi finita, sono abbastanza contenta delle enormi modifiche che ho fatto se riguardo i video di ottobre e novembre dell'anno scorso, e quindi non vedo l'ora di condividere un room tour con voi che probabilmente uscirà a dicembre, inizio gennaio. Non vedo l'ora. Vi mostro adesso le cosette che ho comprato, ho fatto un po' di shopping therapy online e ho ricevuto un po' di prodottini che vi voglio mostrare. Quindi vi voglio parlare di queste cose frivole, stupide, ma che sollevano tanto il morale, e voglio condividere appunto qui e lì quello che mi fa stare un pochino meglio. E mi dispiace se il mio umore non è alto come di solito negli altri video, ma voglio essere onesta con voi e mi sento uno schifo. Cerco di tirarmi su, oggi mi sono truccata in modo tale da non cercare di piangere, perché sto piangendo praticamente tutti i santi giorni in continuazione, però questo è quanto e queste sono le cose che mi stanno aiutando. Allora, come vi ho già detto, farò un video probabilmente in cui voglio farvi un po' di home decor e anche un video specifico sulle cose che mi hanno aiutato nel 2020. Però devo dire che presto vi farò anche una recensione su queste cuffie, ma visto i vicini rumorosi che ho e visto che ci stanno un sacco di lavori fuori dalla porta che non mi fanno concentrare, le cuffie senza suono, quelle noise cancelling, sono state una manna dal cielo. Non so se adesso forse ci sarà qualche offerta col Black Friday, farò sapere sicuramente su Instagram, quindi assicuratevi di seguirmi anche su Instagram, visto che ci siamo. Oggi sono arrivati 2 pacchetti nuovi che vi voglio mostrare, perché li sto già indossando, inclusa questa magliettina, il cui pantalone già vi ho mostrato su Instagram. È una cosa che mi sta aiutando tanto e che sto cercando di fare, anche se è difficilissima in questo periodo, è quella di truccarmi e di vestirmi. Diciamo che la prima quarantena per me è stata molto più semplice, non so perché questa seconda quarantena, vabbè, per vari problemi, anche per i problemi familiari che sto avendo, è stata una passeggiata. Mi volevo sempre vestire, mi truccavo, non avevo problemi a truccarmi anche se dovevo stare a casa tutto il giorno. Ovviamente il fatto che fa buio prima non aiuta, però queste cuffie mi stanno aiutando a entrare, diciamo, nella zone e concentrarmi e non sentire il mondo esterno, ecco. E mentre bevo il mio caffè, di solito il pomeriggio, prima di ricominciare a lavorare, anche se non è che stamattina abbia fatto chissà che cosa, metto qualche musica rilassante, oddio non ci vedete niente, metto qualche musica rilassante su YouTube, tipo, non so, musica tibetana o jazz o lo-fi o tutte queste cose qua, e intanto scrollo su Pinterest. Non so quanto possa essere utile o quanto sia stupido questo, però questo è quello che mi aiuta, un po' di musica tranquilla, rilassante, magari a volte anche qualche ASMR, e scrollare un pochino su Pinterest per distrarmi. Thank you.
Allora, questa è una delle cose che vi volevo mostrare. Vi avevo già mostrato la parte di sotto su Instagram ed è piaciuta a moltissimi di voi. Si tratta di un completo di mango e dal momento che dobbiamo stare tanto tanto a casa e nella prima quarantena non mi ero preparata per questo e ho indossato spesso i jeans proprio perché non avevo un outfit carino per la casa in cui stare e in cui sentirmi bene, questo periodo, soprattutto adesso che ci addentriamo verso la stagione fredda, ho deciso di investire in qualche capo che mi facesse sentire bene anche se devo passare tanto tempo a casa e che mi facesse sentire comunque ispirata e motivata anche se lavoro da casa e se starò tutto il giorno struccata e comunque in tuta. Questa è una tuta che ho preso appunto da Mango semplicemente perché mi piaceva moltissimo, l'ho presa su ASOS e mi sembra che adesso è anche in offerta, io l'ho pagata a prezzo pieno e me la metto di solito un pochino così. La magliettina è arrivata oggi, troppo carina, mi piace, super morbida, e i pantaloni sono bellissimi, li ho già utilizzati un po' di volte per uscire, anche per andare a fare la spesa, li ho messi con altri maglioni oppure anche con una camicetta, le scarpe da ginnastica o gli stivali super carini e super sfruttabili anche fuori. Gli orecchini sono sempre i soliti che vi ho mostrato di Ana Luisa, vi lascio il video in cui vi mostro tutto qua sotto, e i capelli fanno un po' schifo quindi li lasciamo dietro. Poi scusate il casino, come avete potuto vedere ho messo un pochino in ordine le agende, ho preparato un po' di agende in modo tale che quando avrò gli ordini avrò già tutto pronto e comodo, semplicemente devo scrivere gli indirizzi e spedire. Ho comprato su ASOS altre due cose, questa l'ho comprata da Mango, questa era l'unica tuta diciamo che avevo a parte un'altra di Muji di ASOS che però adesso non è più disponibile, vi lascio sotto in descrizione un'opzione simile. E quindi adesso ho tre tute, questa bianca, questa beige e un'altra grigia di Muji che avete visto spesso. Poi su ASOS ho preso anche questo maglione di cui non sono sicurissima semplicemente perché è leggermente rosino, non so se riuscite a vederlo, ma non si vede bene, ma è leggermente rosa e io lo volevo ovviamente un colore un po' più oatmeal, come diceva appunto la descrizione del prodotto, però è molto morbido, molto carino, molto comodo e adesso vediamo se lo riporterò o no, vi lascio comunque il link qua sotto. E insieme a questa magliettina oggi è arrivato anche questa felpa molto molto carina che è abbinata al pantalone. Il pantalone però non l'ho preso perché innanzitutto pensavo che questa fosse più bianca, in foto sembrava più bianca e quindi pensavo di abbinarla a questa, ma comunque questa è facilmente sfruttabile sia a casa che per uscire, da mettere sempre in pratica anche in estate per come maglioncino, e pensavo appunto di abbinarla a questi pantaloni, ma anche ai pantaloni grigi, ma anche a questi, ci sta bene con tutto ovviamente. Dopodiché ieri ho preso un libro giusto per aggiungerlo alla pila di libri che ho di là e che ancora non ho letto perché sono un pochino bloccata in termini di lettura. Come potete vedere lì c'è una valigia, vi racconterò dopo il perché, ma non dormo in questa casa questi giorni, se mi seguite su Instagram già sapete perché. Poi mi sono arrivate queste ciabattine che adesso mi infilo, proprio probabilmente già conoscete Bubby Shoes, è una marca che fa scarpe, ciabattine diciamo carinissime che si possono mettere anche per uscire a prendere i pacchi fuori, cioè sono scarpe resistenti, belle, e queste diciamo sono le scarpe che di solito indosso a casa. Altre Bubby, queste sono molto carine, le Bubby Shoes a ballerina, queste invece sono un pochino più a mocassino, e le Birkenstock. Dopodiché ieri da Zara Home invece ho preso, scusate i fili là dietro, ma ho preso questo cestino molto molto carino. Poi come potete vedere ho tolto qua il cassetto, finalmente l'ho tolto e ho messo i libri così da avere le mensole un pochino più libere. E poi ho preso questa sciarpa, non è una sciarpa scusate, questa coperta che voglio un pochino vedere semplicemente perché non ci sta benissimo con quei cuscini, mi piace molto come ci sta con quei cuscini, quindi non so se tenerla o meno, adesso vediamo. E poi questa che non vi ho mostrato è il Pampas Grass che mi ha inviato Colvin, se siete interessati vi lascio il link qua sotto in descrizione in cui potete avere il 15% di sconto su tutti i prodotti Colvin, inclusi questi splendidi Pampas. Adesso finirò sicuramente di impacchettare tutti gli ordini e poi devo andare a fare la spesa, poi devo finire una commissione e come vi stavo dicendo non dormo a casa, non dormo qui semplicemente perché i miei vicini mi hanno reso la vita, che già era dura, ancora più difficile. E di conseguenza io sono 20 giorni che non dormo
e diciamo arrivata al 17° giorno non ce l'ho fatta più, semplicemente perché non so se lo sentite, ma ancora si sentono queste persone. Purtroppo non sono delle persone molto gentili e collaboratrici, spostano i mobili in continuazione, non rispettano assolutamente il fatto che ci sono delle persone sotto di loro, e quando glielo si fa notare aumentano il rumore piuttosto che diminuirlo. Quindi questa è la situazione con cui sto lavorando al momento, e purtroppo non posso lavorare bene anche per questo motivo, però almeno io devo dormire. E quindi me ne sono andata da un'amica di famiglia che chiamo zia per qualche giorno. Quindi io la sera, prima delle 10, prima del coprifuoco, vado da mia zia a dormire, mi apro il divano e sto là, e poi alle 7, prima che lei vada al lavoro, me ne vado. Questa è la situazione, ditemi voi se è normale. Sto cercando di tenere semplicemente perché a fine mese se ne vanno e di conseguenza io potrò di nuovo ritornare a vivere, anche perché ho ordinato un materasso che mi dovrebbe arrivare oggi, e di conseguenza io voglio dormire nel mio letto almeno questi pochi giorni che ci starò, perché sto veramente pensando di andarmene vista la situazione. Comunque, per restare su con il morale, quello che farò adesso è probabilmente accendere una candela, sciacquarmi la faccia. Penso di dover imparare a dedicare un po' di tempo a leggere, proprio perché leggere mi fa stare molto molto meglio, mi aiuta tantissimo. Questo è quanto. Buon pomeriggio amici, sembro bianca cadaverica oggi, è la luce, mi dispiace. Sono le 3 del pomeriggio e oggi mi sento leggermente meglio di ieri. Voglio essere completamente onesta con voi, ieri non ho vloggato perché ho pianto per tipo 2 ore, dalle 5 alle 7 di pomeriggio, semplicemente perché mi sentivo overwhelmed, avevo veramente troppi pensieri e l'ansia ha preso il sopravvento, cosa che può succedere, fa sempre bene un bel pianto liberatorio. Però oggi, diciamo, dopo una dormita di 6 ore dalla zia, mi dispiace non ho filmato, ma trovandomi con altre persone non voglio, diciamo, compromettere la loro privacy, e di conseguenza non ho vloggato. Oggi mi sono tirata un pochino più su il morale perché mi sono messa in testa di fare alcune cose. Innanzitutto ho preso la mia Morolless, finalmente l'ho ripresa in mano e ho scritto per bene, in modo realistico, le cose che devo fare oggi, una per una. Quindi non ho scritto troppe cose, in modo tale da non sentirmi troppo piena di cose da fare e poi sentirmi ancora peggio perché non sono riuscita a farle tutte. E poi ho iniziato piano piano, con molta calma, con le cuffie alle orecchie, a farle, cercando di non pensare ai rumori circostanti, perché ovviamente quando uno è ansioso è normale che recepisca i rumori in modo un pochino più intenso e quindi sia un pochino triggered da tutto quello che gli sta intorno, almeno a me succede questo. E poi quello che ho fatto è farmi lo smalto, mamma mia come sono bianca, mi sono fatta lo smalto, cosa che aiuta sempre tantissimo, mi sono truccata, ho fatto 30 minuti di yoga. Mi sento molto più libera, molto più aperta di petto, ecco. E poi ho prenotato il parrucchiere, ci dovevo andare da un po' di tempo ormai ed ero sempre, dico, no, non lo so, oggi non è giornata, ma sapete cosa? Non si sa per quanto tempo rimarranno aperti i parrucchieri, non si sa come andrà la situazione a dicembre. Ho detto, ma tanto siccome mi devo dare una spuntatina, perché non farlo oggi? Tanto mi dovevo lavare i capelli, quindi ho fatto un pochino di self care. Inoltre ho cominciato anche a progettare il calendario, perché ancora non l'ho iniziato, e questo mi ha aiutato tantissimo. Voglio essere quanto più onesta con voi, mi dispiace se questo video sarà un po' diverso dal solito. Inoltre mi sono preparata le cose da stampare domani. Domani andrò a Roma e vedrò se riesco a portarvi con me. Mamma mia, mi fa male il braccio, si vede che sono fuori allenamento. A portarvi con me a Roma, perché mia madre finisce prima e io devo andare a stampare. Ci faremo anche una bella passeggiatina per Roma. Mi sento ancora questo grande peso sul petto, però mi sento leggermente meglio. Un'altra cosa che mi ha aiutato tanto e che mi aiuta sempre è che, pensate, l'ho imparata con la Wii Fit. Vi ricordate la Wii Fit? Ecco, io ce l'avevo e c'era un esercizio nella Wii Fit tipo di meditazione in cui dovevi stare fermo sulla bilancia, che diceva di disegnare il proprio posto felice. E il posto felice, diciamo, che avevo quando avevo 11 anni è diverso da quello che ho adesso a 24,
però è importante creare nella propria mente un posto che sia inventato o che sia reale o che sia un ricordo o che sia una proiezione di noi nel futuro, magari noi tra 3 anni, noi tra 5 anni, che ci possa un pochino confortare e in cui possiamo mentalmente ritornare o andare quando ci sentiamo stressati o quando apriamo, diciamo, cassetti nella nostra memoria, nella nostra mente, nella nostra anima, che non spolveriamo, diciamo, da tanto. Ecco, quello che farò adesso è un pochino vedere che cosa devo fare con i capelli. Voglio semplicemente dargli una spuntatina perché non li taglio da prima dell'estate e le punte ovviamente si sono leggermente rovinate. Questo è il mio outfit da casa che ho indossato oggi per il momento. Mi sto trovando molto molto bene con le babbi e ho indossato i pantaloni che vi ho mostrato ieri e questa era l'altra felpa di mango che ho acquistato insieme alla maglietta, al maglione abbinato ai pantaloni, molto bella. Penso che mi terrò questa anche adesso che devo uscire per andare dal parrucchiere e poi devo andare alla posta a spedire le vostre agende, che oggi sono poche, ma va bene così. Queste sono le mie scarpette che mi tengono i piedini super caldi. Adesso metto leggermente un po' in ordine, poi finisco delle cose al computer e la prossima volta che mi vedrete sarò con i capelli nuovi. Non so come mettere la luce per... Forse così, chi lo sa? Allora, ragazzi, mi sono fatta liscia, è durato 5 minuti e poi l'umidità ha preso il sopravvento. Comunque, non so, mi vedo molto stanca al momento, mi sono fatta leggermente scalare un po' di più i capelli. Liscia sembro strana, vabbè, vediamo un po' come sarà quando ritornerò ai miei capelli naturali. Sono appena fatta la prima tisana natalizia, oddio mia, buonissima, è questa della Yogi Tea, la prima volta che compro il Christmas Tea della Yogi Tea a Natale. In realtà non è un tè ma è una tisana, perché c'è solo la liquirizia però non c'è teina, non c'è tè, e buonissima. Ci sono tutte le spezie del Natale. Alla fine non sono neanche andata alla posta perché mi hanno cacciato per quanta gente c'era, quindi dovrò tornarvi domani. Però quando sono scesa mi ha aspettato davanti al portone una bella sorpresa, cioè questo libro. Parlando di altri libri, questo libro l'ho ordinato i primi di ottobre, finalmente è arrivato, ho fatto un preordine ed è il secondo libro di Orion Carlotto, che è una autrice, poetessa e anche content creator. Io la seguo da sempre, da quando aveva tipo 20.000 seguaci su YouTube e su Instagram e adesso ne ha, non lo so, tipo 500.000. Quindi sono felicissima di leggere questo nuovo suo libro, che in realtà è anche un, stavolta non solo libro di poesie, ma oltre a questo è anche un album fotografico di foto su rullino, quindi film photography. E sono curiosissima anche perché la poesia mi ispira tantissimo a livello di creazione di nuove illustrazioni e di nuove idee, perché appunto riassume un concetto in poche parole, un pochino quello che fa l'illustrazione, riassume un concetto in un solo disegno, in una sola immagine, ecco. Quindi sì, adesso voglio un pochino lavorare al calendario e finire una commissione che vorrei spedire prima di andare a dormire da zia, mentre mi gusto la mia tisana e adesso mi accendo anche una candela. È passata più di una settimana da quando ci aggiorniamo e sto andando a Roma a cercare casa. Vi racconterò tutto più in là, però è stata una settimana molto difficile. La mia scelta è stata quella di cambiare casa. Quindi sto andando a Roma a vedere un po' di opzioni. Spero di riuscire a portarvi un pochino come oggi.
Questa è la mia faccia appena svegliata. Non mi sembra vero di poter parlare di prima mattina, cioè nel senso parlare a una telecamera. Non so neanche se posterò questo video. Ciao ragazzi, buongiorno. Ci sono un sacco di novità nell'aria che vi dirò non appena saranno confermate. Però una di queste è che non mi trasferisco a Roma. Però ci sono altre novità ancora più belle. Mia zia oggi è partita e quindi mi ritrovo a casa da sola. Sono 2 settimane che dormo da lei. Sono un po' raffreddata perché fa un po' freddino qui, mi trovo nella parte un po' più alta del paese. Adesso accenderò i riscaldamenti e mi sono fatta una tazza di caffè e latte. Adesso vi preparerò la colazione, mi sono portata tutto il necessario, avena, latte di soia, yogurt, cereali, frutta, tutto quanto. E così almeno che posso stare un pochino in santa pace, perché purtroppo dove vivo io, dove vivono i miei, stanno facendo dei lavori, in più il casino dei vicini e che ancora non se ne sono andati, e quindi starò qua per un pochino in stallo, e tornerò da loro solamente per filmare qualche video, impacchettare le agende, impacchettare gli ordini e tutto il resto. Mi dispiace per questa voce, mi dispiace per tutto, ma avevo assolutamente voglia di aggiornarvi perché è passato tanto tempo e questo vlog è stato un po' un casino, un po' all over the place, e adesso mi sto riposando sinceramente ascoltando il silenzio. Sono seduta qui semplicemente ad ascoltare il silenzio, perché era da tanto che non lo sentivo e ne avevo veramente veramente bisogno. È incredibile quanto diamo per scontato le piccole cose a volte, e soprattutto il 2020 ci ha insegnato ad apprezzare le cose che abbiamo. Sì, assolutamente. Penso di concludere qui questo vlog. Io spero che in qualche modo questo vlog vi sia piaciuto, anche se è stato un vlog un po' triste, un po' poco motivante, però le cose si sistemano sempre, un modo per sistemare le cose si trova sempre, anche se a volte quando si è all'interno della situazione si pensa che non se ne uscirà più, le cose si sistemano sempre. Mi dispiace per questa voce di nuovo. Seguitemi su Instagram per avere tutti gli aggiornamenti e andate a vedere il mio shop online, dove questo Natale, questo mese di dicembre, ci saranno un sacco di novità. Ci saranno un sacco di novità nella mia vita, questo è poco ma sicuro, quindi tenete d'occhio YouTube e Instagram, iscrivetevi se ancora non siete iscritti. Io vi mando un bacio enorme e mi metto a editare tra poco questo video in modo tale da pubblicarlo il prima possibile. Un bacio grandissimo.